Con Luca Tabbiani al termine di Trento, Provercelli 1-0, mister, un'altra grande partita del Trento che allunga a 9 risultati utili consecutivi e soprattutto la prima grande vittoria al Bryamasco. Sì, dai, siamo contenti perché è iniziata con i bambini in campo, che è sempre bello vedere giocare i bambini, ti fa tornare un po' indietro. Prima partita, ragazzi, ho detto anche voi, avete iniziato a giocare lì e guardate quanta strada avete fatto con la passione. Quindi è stato bello vedersi divertire i bambini, vederli poi in tribuna. Stiamo creando un bel ambiente e dobbiamo continuare a fomentare questo entusiasmo che magari si è creato. Per il resto nella partita, primo tempo abbiamo fatto un po' meno bene, nel senso che loro erano molto aggressivi e abbiamo sbagliato un po', ma più che altro con la palla agli avversari arrivavamo un po' dopo, ma poi devo dire che nel secondo tempo hanno fatto una grande gara i ragazzi, oggi erano un po' meno brillanti anche a detta loro e quando riesci a portare a casa delle partite che sei un po' meno brillante vuol dire che hai dei grandi valori che sono quelli che hanno sempre dimostrato fino adesso. Chiaro che dobbiamo continuare perché è bello divertirsi, è bello prendersi i complimenti, ma dobbiamo sicuramente ricollegare il cervello da domani perché venerdì iniziamo una settimana importante, quando ce n'è tre è un periodo importante, per cui dobbiamo essere contenti di ricevere i complimenti e avere voglia di riceverli anche venerdì sera. Sì, hai detto tu, un primo tempo forse non brillante, perché forse avevamo ancora negli occhi il primo tempo di Crema. Non c'è stato quell'assalto, o perlomeno quell'aggressività da parte vostra che forse si poteva aspettare. Ti chiedo se è stata una scelta o è stato merito della Provercelli, e poi il fatto, insomma, di aver chiuso terza partita senza reti e senza, secondo me, aver concesso di fatto, a parte una conclusione, di fatto vere occasioni, un po' come è successo domenica scorsa. Credo che questo sia forse di tutti i dati belli che abbiamo sotto il naso, forse questo, forse quello magari meno appariscente, ma forse più significativo, non lo so. Ah, nel primo tempo sono sempre anche gli avversari, arrivavamo un po' sempre dopo e quindi questo dava un po' più di tempo di giocata a loro. Se vai a vedere nel secondo tempo invece l'abbiamo fatto bene, abbiamo rubato quattro palle, potevamo fare diversi gol in quelle situazioni. Nel primo arrivavamo un po' lontani, abbiamo lavorato male un paio di cose, l'idea era quella di essere aggressivi sin dal primo minuto, come siamo abituati a fare, come ci alleniamo a fare. Poi basta magari delle letture sbagliate, per esempio Christian lavorava un po' troppo nella linea con i difensori, quindi non riusciva a alzarsi sul loro mediano quando Leo Di Cosmo si alzava sul centrale, però loro erano bravi a trovare quelle vie di mezzo e ogni tanto abbiamo perso dei tempi. Poi a me piace quando magari sei un po' meno brillante e recuperi la partita, vuol dire che sai soffrire, perché poi nel corso del campionato avremo tante momenti di sofferenza. E oggi tanti ragazzi hanno sofferto, tanti ragazzi hanno migliorato la partita di minuto in minuto. Ad esempio nel secondo tempo Christian invece ha recuperato un sacco di palloni in avanti, vuol dire che dopo abbiamo analizzato le cose e insieme abbiamo trovato una soluzione. Questa è la cosa bella di allenare questo gruppo, che cerchiamo poi sempre bene o male di trovare soluzioni e loro le ricercano anche dentro il campo. Poi obiettivamente nel secondo avremmo potuto segnare più gol perché abbiamo avuto diverse occasioni o situazioni, grazie poi appunto a questa aggressività che è cresciuta. Quindi nel primo tempo è una via di mezzo, dai. Però anche nella leggera difficoltà hai avuto delle situazioni e hai concesso veramente poco a un avversario comunque di livello. Sono tre partite e un bel po', perché poi con la Tresia abbiamo preso subito che non prendiamo gol, è un aspetto sicuramente positivo. E creiamo anche abbastanza situazioni da gol ogni partita, per cui tutto sta andando per il verso giusto, ma bisogna abituarsi non tanto alle vittorie, ma a come lavori per raggiungere le vittorie. E è quello che sta facendo lavorare bene i ragazzi, è come stanno dentro il campo, l'atteggiamento che hanno, la voglia che hanno di non prendere gol, di trovare le soluzioni l'entusiasmo che ci mettono, ecco. A me piace proprio vederli allenare e giocare e dobbiamo mantenere questo che ci siamo costruiti col lavoro.
Mister, come sta Bernardi? Ah, Bernardi alla fine praticamente si è lussato l'alluce e aveva il dito storto e quindi ora vediamo, non mi era mai capitato, vediamo come si ci deve comportare. Infatti abbiamo sentito un rumore strano nel contrasto, che non era un rumore di... Mi auguro che non sia niente di che, perché è un ragazzo che anche lui è cresciuto esponenzialmente ogni partita, ma poi è entrato Vitturini e ha fatto bene, è entrato Fini e ha fatto bene. Cioè, dobbiamo continuare così. Io gli ho detto, non dobbiamo essere niente di meno di quello che siamo stati fino adesso, magari niente di più, ma neanche niente di meno, rimanere quelli che siamo, perché sono belli da allenare e da vedere giocare, al di là che poi puoi giocare meglio, un po' meno bene, però l'atteggiamento che trasmettono alla gente che viene a vederci, non puoi non affezionarti a questi ragazzi. A proposito di atteggiamento, quello di Petrovic secondo me non so se è proprio stato quello veramente che ci si aspettavi. Allora, l'impressione che lui sia entrato un po' così. No, insomma, questo è perché, no, ma è chiaro che ora Samu sta facendo tanti gol e quindi sta giocando un po' di più Samu, che è un giocatore che non devo stare a spiegare. Io con lui ho un rapporto che va proprio, mi piace come persona, quindi va al di là del calcio, perché è una persona con dei valori. Detto questo, Tom è entrato in un momento che non era molto facile giocare là davanti. Io Tom lo analizzo in settimana, se volete venire agli allenamenti si allena alla grande, è sempre disponibile, lotta, ora abbiamo l'infrasettimanale, avrà il suo spazio e mi auguro con tutto il cuore che possa realizzare un gol, ho già avuto delle occasioni, ma in quel momento entrare sia per lui che per Ghillani davanti, capisco che era difficile, gli ho chiesto sacrificio, gli ho chiesto di riuscire a tenere una palla, fondamentalmente si sono creati da solo giocando a due un paio di situazioni che potevano realizzare, però non era più facile entrare in mezzo al campo dietro, che c'era da fare un po' di guerra, no? Gli ultimi 10 minuti, per cui a me interessa che lui mantiene questa intensità nell'allenamento e che lavora bene durante la settimana, perché poi questo lo porterà ad ottenere anche delle soddisfazioni personali.